Un altro acharya molto intimo di Sri Chaitanya Mahaprabhu fu Lokanath Goswami. Egli fu un suo compagno personale e un suo discepolo diretto. Dopo aver trascorso l'infanzia a Kachinapada, Lokanath risiedette in un piccolo villaggio conosciuto come Talakadi nel distretto di Jessore nel Bengala orientale. Suo padre, Padmanabha Das, fu un fedele seguace di Shri Advaita Acharya e Sitadevi. Pensate, no? Erano proprio seguaci di Advaita Acharya e Sitadevi, suo padre. Grazie a lui, il piccolo Lokanath venne a conoscenza delle glorie di Chaitanya Mahaprabhu, di Sri Chaitanya Mahaprabhu, e dopo la dipartita dei genitori, ormai adolescente e privo di qualsiasi interesse per la mondanità, decise di lasciare la vita di famiglia per raggiungere Sri Chaitanya Mahaprabhu a Navadvip, allo scopo di dedicarsi unicamente al suo servizio. Pensa, già adolescente aveva sentito parlare di Chaitanya Mahaprabhu da suo padre, che era un fedele servitore di Advaita Acharya e Sitadevi. Basta, vita spirituale, non era per niente interessato a altre cose. Quindi si andò a Navadvip per dedicarsi unicamente al servizio di Chaitanya Mahaprabhu. Quindi qui Chaitanya Mahaprabhu non aveva ancora accettato l'ordine di rinuncia a questo punto. Viveva ancora a Navadvip con la sua famiglia. Il Signore versò abbondantemente la sua misericordia su Lokanath, il quale si immerse completamente e con grande entusiasmo nel servizio devozionale e nel puro amore per Dio. Le persone che venivano in contatto con lui erano spontaneamente attratte dalla sua straordinaria bellezza e dalla sua profonda devozione. Quindi Lokanath era molto bello e aveva una grande devozione. Poco tempo dopo il suo arrivo a Navadvip, Lokanath, dotato di acuta intuizione spirituale, comprese che Sri Chaitanya avrebbe presto rinunciato alla vita di famiglia e avrebbe lasciato la città. Quindi gli viene questa intuizione, mi sa che fra poco Chaitanya Mahaprabhu se ne va. Preoccupato per l'imminente separazione dal suo amato Signore, divenne molto afflitto. Intuendo il suo stato d'animo, Chaitanya Mahaprabhu, lo consolò dicendogli che si sarebbero incontrati di nuovo a Vrindavan. Non preoccuparti, è vero, no? Ma poi ci incontreremo di nuovo a Vrindavan. Con le lacrime agli occhi, Lokanath gli offrì i suoi omaggi e il Signore onnisciente lo abbracciò con amore. Dopo avergli rivelato quindi Chaitanya Mahaprabhu onnisciente ha capito subito cosa c'era nella mente di Lokanath, quindi lo calmò, lo abbracciò. Dopo avergli rivelato alcune verità spirituali confidenziali, Sri Chaitanya gli chiese di andare proprio a Vrindavana. Vai a Vrindavana, perché tanto fra poco anch'io prenderò le rinunce, perché lui non voleva separarsi da Chaitanya Mahaprabhu. Dice, vai a Vrindavana, più di 1000 chilometri di distanza, non ti vedi più, no? Piedi, però Chaitanya Mahaprabhu stava per accettare l'ordine di rinuncia, quindi Lokanath poi era completamente fedele a Chaitanya Mahaprabhu, quindi gli ha detto, Lokanath si abbandonò ai suoi piedi di loto e accettò di partire per il luogo santo. Seguendo le indicazioni di Chaitanya Mahaprabhu, nel 1510, che fu l'anno in cui Chaitanya Mahaprabhu accettò anche il Sannyasi, nel 1510 Lokanath si recò a Vrindavana insieme a Bhugarbha Goswami, che era un suo caro amico, un grande devoto a sua volta. Chaitanya Mahaprabhu gli aveva consigliato di andare insieme a Bhugarbha. Si recò a Vrindavana insieme a Bhugarbha Goswami con la missione di riscoprire i luoghi perduti dei divertimenti di Sri Krishna, un progetto importante, poiché a causa del trascorrere del tempo e dell'invasione delle potenze straniere, molti tra i più significativi santuari di quel posto erano stati abbandonati, danneggiati o distrutti. Infatti Lokanath e Bhugarbha furono i primi che andarono, su indicazione di Chaitanya Mahaprabhu, andarono a Vrindavana per ristabilire i luoghi santi. Poi arrivarono dopo Rupa, Sanatana, i sei Goswami. Pochi anni dopo arrivarono i sei Goswami e completarono l'opera. Ma loro furono i primi a iniziare a riportare alla luce questo luogo così importante, riportare le glorie di Vrindavana, alla luce le glorie di Vrindavana. Tuttavia, sì, loro hanno detto, se me l'ha detto Mahaprabhu, no? Il Signore mette andare a Vrindavana, vado a Vrindavana, loro sono partiti, lui
e Pugarb, ma non è che erano in estasi, cioè erano contenti di servire l'istruzione di Chaitanya Mahaprabhu, ma l'idea di separarsi da lui era troppo dolorosa. Quindi, per il dolore della separazione da Sri Chaitanya Mahaprabhu, il viaggio di Lokanath e Bhugarbha non fu facile. A causa degli occhi inondati di lacrime, il sentiero di fronte a loro divenne praticamente invisibile. E così, in 5 giorni di cammino, coprirono la distanza che normalmente si percorrerebbe in una sola giornata. Quindi, no, il dolore della separazione da Chaitanya Mahaprabhu era così forte che piangevano tutto il giorno, praticamente. Gli occhi inondati di lacrime, capito, dove vai? No? Cammini così, com'è, no? Come uno zombie, no? Com'è, no? Vai, e invece di fare quello che normalmente si fa, certo, andare fino a Vrindavana c'è una settimana di cammino, però a quel ritmo, no? Moltiplicato per 5, cioè per fare quello che normalmente ci voleva un giorno, cioè ci mettevano 5 giorni. Pensate che affetto che avevano per Chaitanya Mahaprabhu. No? Una volta arrivati a Vrindavana, molto tempo dopo, una volta arrivati a Vrindavana, vi rimasero per il resto della loro vita. Quindi, dato che era ancora ragazzo, è rimasto tutta la vita a Vrindavana. A parte un'uscita, adesso lo dice. Velocemente, quando arrivarono a Vrindavana, Bhugarbha e Lokanath, velocemente si sparse la voce dell'arrivo dei 2 sannyasi. I Vrajabhasi, gli abitanti di Vrindavana, rimasero colpiti dalla loro bellezza, dal loro carattere e dalla loro educazione, e notarono la loro equanimità verso tutti gli esseri, oltre alla loro grande devozione a Krishna. Gli acciari spiegano che comunque questo è l'elemento più importante. Se c'è devozione, allora le buone qualità si generano. Con l'abbandono a Krishna genera tutte le buone qualità, non viceversa. Altrimenti ci possono essere le buone qualità, come dice il Srimad Bhagavatam, ci possono essere, ma non sono così solide, non sono così sostenibili, profonde. Invece quando c'è una, man mano che la devozione per Dio si approfondisce, l'abbandono a Dio si rivela, no? Si approfondisce, le qualità si manifestano naturalmente. Le loro glorie, le glorie di Lokanath Goswami e di Bhugarbha Goswami, si espansero dovunque ed essi diventarono la vita stessa degli abitanti di Vrindavana. Nonostante la loro popolarità, rimasero totalmente indifferenti alla vita materiale. Gradualmente riuscirono a realizzare la difficile missione assegnata loro da Sri Chaitanya, poiché, grazie alla loro elevata posizione spirituale, essi poterono mettersi in contatto con la loro identità originale di abitanti di Vrindavana e riconoscere così l'esatta locazione dei luoghi di pellegrinaggio perduti. Ari, questa è proprio mistica. Cioè praticamente erano così elevati spiritualmente che loro si mettevano in contatto, si chiama Siddha Svarupa, la loro forma spirituale originale, come eterni abitanti di Vrindavana. Quindi quando viaggiavano in giro cantando il santo nome per Vrindavana, qui Krishna ha fatto questa cosa, qui Radha e Krishna hanno svolto questo divertimento. E ci azzeccavano, non è che è diverso, è uno un sognatore, no, che va in giro di qua e di là pensando mi è apparso Dio, mi è apparso Krishna, qui mi ha detto, non funziona. Infatti spiegano anche gli storici, gli acharya, che loro ci azzeccavano e trovavano veramente, poi venivano anche i reperti archeologici, venivano fuori, poi pulivano quelle zone, c'era veramente quello che loro, no, avevano individuato, era molto precisa la loro rilevazione. Certo, qui stiamo parlando di devoti molto speciali, no? Quindi riuscivano a riconoscere l'esatta locazione dei luoghi di pellegrinaggio perduti. Quindi loro iniziarono il primo lavoro in questo modo, ispirati dall'interno della Radha Krishna. Si dice che Lokanath non abbia mai lasciato Vrindavana,
Ma c'è una storia ben documentata secondo la quale egli per un periodo se ne andò per cercare Sri Chaitanya Mahaprabhu, perché non aveva più visto Chaitanya Mahaprabhu, era così affezionato, è arrivato lì, ma poi, infatti, perché è andato a cercarlo? Dica, accadde circa un anno dopo il suo arrivo, quando arrivò a Vrindavan, un anno dopo, seppe che Chaitanya Mahaprabhu aveva accettato l'ordine di rinuncia, il sannyasa. Accettò pochi mesi dopo, ma dopo lui lo seppe perché non è come adesso, no? Internet. Quindi quando seppe la notizia che Chaitanya Mahaprabhu aveva accettato l'ordine di rinuncia, allora partì immediatamente per andare a Jagannath Puri, dove si trovava Sri Chaitanya, percorrendo lunghi e ripidi sentieri attraverso le foreste di Jharkhand. Quindi se ne è partito subito, quando ha sentito che Chaitanya Mahaprabhu ha preso l'ordine di rinuncia, si è trasferito oppure posso andare a incontrare. Quindi partì. Dopo parecchie settimane di cammino arrivò a Puri, ma scoprì, qui è un po', spezza un po' il cuore se pensiamo ai sentimenti che vive Lokanath. Quando arrivò dopo parecchie settimane di cammino difficile, in mezzo alle foreste, rischiando la vita anche perché animali feroci, serpenti, quando arriva scoprì che nel frattempo Sri Chaitanya era partito per il sud dell'India. Mosso dal desiderio di liberare le anime cadute attraverso la diffusione del canto collettivo dei santi nomi di Dio, Chaitanya Mahaprabhu partì poco dopo il suo arrivo a Puri, infatti fece un viaggio che durò 3 anni. Girando per tutto il sud dell'India, torna su, passa Vrindavana, diffondendo il santo nome dappertutto, no? Il canto collettivo dei santi nomi. Cosa fa Lokanath? Impaziente di vedere Sri Chaitanya, Lokanath Goswami partì allora verso sud. Non è che è tornato indietro a Vrindavana, ha detto andiamo a cercare Chaitanya Mahaprabhu. Per molti mesi cercò ansiosamente di rintracciarlo, finché venne a sapere che dopo aver visitato dei luoghi sacri di pellegrinaggio, Sri Chaitanya Mahaprabhu era ritornato a Puri. Quindi viaggia tutto sud dell'India anche lui cercando Chaitanya Mahaprabhu. È passato di qua, sì, è passato, alla fine scopre che era già ritornato a Puri. Quindi parecchio tempo, sì, 2 anni durato tutto il viaggio di Chaitanya Mahaprabhu. Seguendo il suo maestro, anche Lokanath Goswami si diresse di nuovo lì, quindi adesso di nuovo indietro a Puri, pensando che questa volta lo avrebbe sicuramente incontrato. E invece, sulla strada per Puri, stava arrivando a Puri, sentì tuttavia che Sri Chaitanya Mahaprabhu ora si trovava a Vrindavana, da dove era partito lui, era partito da Vrindavana a cercare Chaitanya Mahaprabhu, adesso Chaitanya Mahaprabhu era a Vrindavana, quando stava arrivando a Puri gli hanno detto che era Vrindavana. Immaginate che no, qui affannosamente alla ricerca di Chaitanya Mahaprabhu. Fu così che Lokanath Goswami velocemente ritornò con grande ansia a Vrindavana. Qui mi immagino che corre trafelato, no? Perché dopo, con grande ansia, ritornò a Vrindavana, da dove in origine era partito. Ma quando vi arrivò, gli dissero che Chaitanya Mahaprabhu si era appena allontanato per andare a Puri. Di nuovo è andato a Puri, passando per Prayag e Benares. A Lokanath si spezzò il cuore, nonostante la grande afflizione, non intendeva darsi per vinto, quindi pianse, no? Si spezzò il cuore, ma non voleva darsi per vinto e stava già pensando di ripartire, ha detto riparto di nuovo, si è fatto il giro dell'India a piedi, non è come non faccio un giretto qui, praticamente da 2 anni si era girato, era già pronto a ripartire. Chaitanya Mahaprabhu è molto compassionevole. Per consolarlo, quella notte il Signore gli apparve in sogno,
realizzando così l'ardente desiderio di Lokanath di incontrarlo di nuovo. Pieno di compassione per il suo devoto, Sri Chaitanya Mahaprabhu gli apparve nel suo aspetto giovanile, tanto amato da Lokanath, perché Lokanath aveva conosciuto Chaitanya Mahaprabhu quando erano a Navadvip, a Mayapur, quindi nel suo aspetto giovanile di Mai, no? Quando aveva ancora i capelli lunghi, giovane ragazzo. Invece poi, quando ci ha dato l'ordine di rinuncia, si è rasato, vestito semplicemente due stoffe. Invece là era l'aspetto così bello di vita di famiglia, e lui piaceva molto a questo tipo di, no, di devozione, quell'aspetto di Chaitanya Mahaprabhu. Quindi Chaitanya Mahaprabhu gli è apparso in sogno proprio con l'aspetto che piaceva a lui. Gli apparve, pieno di compassione per il suo devoto, Sri Chaitanya Mahaprabhu gli apparve nel suo aspetto giovanile, tanto amato da Lokanath, e gli chiese di rimanere a Vrindavana. E dice, vai ancora a girare, stai a Vrindavana, no? Rimanere a Vrindavana e di trovare conforto ricordando la loro intima relazione. Questo è molto valido per il periodo di lockdown, no? E adesso col coronavirus possiamo prendere qui, dice, troviamo conforto ricordandoci la nostra intima relazione tra i devoti e le divinità, anche se non c'è il contatto fisico. In un certo senso non è diverso, infatti lo vediamo. Quindi il Signore, Chaitanya Mahaprabhu, gli consigliò, gli chiese di trovare conforto ricordando la loro intima relazione, meditando su di lui in quella forma particolare legata al periodo della loro residenza a Navadvip, prima che prendesse il sannyasi. Quindi dovunque ci troviamo, se ci ricordiamo di Krishna, dei devoti, siamo uniti a loro, Krishna, il maestro spirituale dei Vaishnava, siamo uniti. Il Signore gli rivelò inoltre che presto i suoi cari devoti, Rupa e Sanatana Goswami, sarebbero giunti a Vrindavana dandogli molta gioia. Quindi dice, anche se a me non mi vedrai, però verranno Rupa e Sanatana, noi siamo uniti, ricordati di me. No? Aggiunse anche che in seguito un principe chiamato Narottama, un devoto potenziato per salvare le anime condizionate, i cui incantevoli kirtan avrebbero sciolto perfino la pietra, sarebbe diventato suo discepolo. 59. Sri Chaitanya poi lo abbracciò affettuosamente e Lokanath cadde ai suoi piedi. Dopo questa illuminante visione, Lokanath Goswami, seguendo le indicazioni del Signore, decise di fermarsi definitivamente a Vrindavana, e così sarà, tutta la vita restò lì, lasciò il corpo in età abbastanza avanzata, qui era ancora un giovane praticamente. Decise di fermarsi definitivamente a Vrindavana e diventò ancora più determinato nella sua missione di riscoperta dei posti sacri. Lokanath aveva un affetto esclusivo per Vrindavan Dham, il luogo santo, teatro dei divertimenti di Krishna. Era solito visitarne numerose località e le sue 12 foreste, mentre i divini lila, i divertimenti Radha e Krishna, si manifestavano nel suo cuore. In questo modo era sempre intensamente assorto nelle dolcezze dell'amore statico. Quindi, dopo questo incoraggiamento del Signore, Lokan si è tranquillizzato ed è rimasto lì felicemente. Le sue orecchie erano dedite solo ad ascoltare lo Srimad Bhagavatam, ed era solito affermare che chiunque leggesse lo Srimad Bhagavatam era suo amico. Lokan dice: se leggi lo Srimad Bhagavatam sei mio amico. Bello questo. Possiamo dirlo a tutti, i nostri colleghi di lavoro, i nostri familiari, no? Come gli era stato predetto, poco dopo arrivarono a Vrindavana anche Rupa e Sanatana Goswami. E gli scambi d'amore tra Lokanath Goswami e i seguaci di Chaitanya Mahaprabhu, Rupa, Sanatana, Gopal Bhatta, Raghunath Desai Goswami e gli altri erano meravigliosi da vedere. Finisco. Poiché condividevano la stessa mentalità e gli stessi sentimenti, tra questi grandi Gosvami regnava una profonda fratellanza e insieme trascorsero molti giorni indimenticabili, gustando le vette più alte della felicità spirituale.
Già, e speriamo un giorno di unirci anche noi a questo gruppo trascendentale. Grazie a tutti per l'attenzione. Hare Krishna. Grazie.